modalità per venire in piedi alla Feldenkrais, che possiamo anche fare questa spirale e venire su. E voglio dire, in un attimo, andare giù. E possiamo anche, e qua parlo attraverso anche le arti marziali, che se noi andiamo... già lo stai facendo. Ad esempio noi, se siamo seduti, no? Possiamo stare, siamo seduti così, no? E un nemico ci arriva da dietro, o sentiamo una voce, vogliamo alzarci e andare girati dall'altra parte, come lo facciamo per farlo velocemente? Se veniamo su normale, dobbiamo venire su qui e dopo girarci, no? Con questa modalità qua, noi siamo già immediatamente in guardia, ad esempio, se dovesse esserci un nemico, no? Quindi proviamo a farlo tutti. State in piedi, no, state tutti in piedi, cominciamo dall'alto. Cominciamo dall'alto. Portate la mano destra, anzi io non ve lo faccio vedere, vediamo come lo fate voi. Quindi portate tutti la mano destra che vada a toccare il pavimento in basso sul piede sinistro. E non lo fate subito, no, dovete stare tutti un po' sul pavimento perché dovete scivolare e ruotare con i piedi. Ok? Quindi portate tutti la mano giù sul pavimento e toccate solo il pavimento. Con le ginocchia non troppo flesse e non troppo piegate. Però chiaramente le ginocchia si flettono un pochino. Tornate su, chiudete gli occhi. Su, su. Chiudete gli occhi. Già fatto, bravissimo. Chiudete gli occhi. E adesso pensate, solo pensatelo, immaginatelo di andare giù con la mano destra, no, non fatelo, pensatelo, pensatelo. Pensate di andare giù con la mano destra verso il pavimento, metterla davanti al piede sinistro, e immaginate di farla scivolare esternamente alla gamba sinistra, ruotare sui piedi e andare a sedervi girandovi dall'altra parte. Pensatelo ancora un attimo e dopo piano piano provate a farlo. Le gambe sono allargate, almeno della larghezza delle spalle. Guardate, là. Quando siete tutti seduti? Allora, chi è che non ci riesce ancora? Provate a fare il percorso inverso, tornate su nella stessa modalità. Quindi tornate giù tutti, ancora a destra. Ok? Sento troppo il tonfo sul pavimento. Provate a muovervi come se fosse del miele. No, prima di andare giù per sedere, prima di andare giù, osservate di nuovo me. Portate la mano qua, la fate scivolare, portate in appoggio anche l'altra mano, state così sulle ginocchia, portate giù per le ginocchia e poi andate giù seduti, molto lentamente. E per venire su, come fate? Andate tutti giù seduti adesso? Con la modalità che vi ho insegnato. Vabbè. Ok, adesso pensate, da che parte verreste su? Non fate il movimento, fate solo il primo o secondo il movimento, un accenno al movimento. Pensate a destra o a sinistra? Provate tutti e due. A destra. Perché a destra? Qui siamo arrivati. Bravo, questa è una delle ragioni. Però provate a, prima di fare il movimento, portate in appoggio un piede. Scegliete voi il piede e portatelo in appoggio, non è quello che vi girate, portatelo solo in appoggio così. Sì, sì. Ok, sì. E dopo provate con l'altro piede. Sentite che dall'altra parte, da una delle due parti, si è come ingarbugliato il piede. Provate in modo giù. Sentite che da una parte è facile e dall'altra siete come incastrate, no? Cioè, se venite su da questa parte qua, siete tutte incastrate. Se venite su da questa parte qua, siete perfette. Allora provate, portate le mani dalla parte che avete deciso di venire su e tornate su. Ok? Adesso lo proviamo anche dall'altra parte. E quindi provate adesso e andate giù a sinistra. Ma che bravo! E adesso dove venite su? Bravissimo! Bello anche da vedere. Ecco, c'è sempre una parte che è più facile. Ok, c'è un'altra modalità, mi raccomando che la provino però solo quelli che sono abituati ad andare giù sul pavimento, perché questa ci
flessibilità di sedie ha creato un po' delle articolazioni dure, quindi chi non si sente che ha fatto da tanto lo osserva e lo immagina soltanto. Ok, chi lo vuole fare porta tutte e due le mani in appoggio, solleva, ascolta, guardate me prima questo punto, solleva, porta il piede tra la mano sinistra e il piede sinistro, sposta e si siede. Ragazzi. E poi si torna su. Brava, bravi. Solleva il piede destro, il ginocchio piegato, porti il ginocchio, porti il ginocchio destro, ruota il bacino dall'altra parte, porti la prima di guarda. Con le mani giù, alzi il ginocchio destro, ruota il bacino verso sinistra, porti il piede destro. Attenzione, si fatelo su materasso. Ok, c'è anche una modalità, e poi tornate su sempre con la modalità che ho disegnato. C'è una modalità molto semplice, si trova, in questo caso io sono rivolta così, e poi nelle altre modalità è un po' per il sistema di difesa, io mi giro di qua, no? C'è una modalità per tornare girati anche in sinistra, quindi si piegano le ginocchia così, si ruota, si ruota e si va giù. Ho fatto veloce. Per tornare con la stessa immagine di fronte, quindi mettete i piedi incrociati, fate il giro, incrociate di nuovo e poi scendete giù. Quando scendete giù, mi raccomando, scendete sempre prima così e poi portate giù il sedere, non fate crollare il sedere, ok? Allora, adesso che siete così, da che parte venite su? Bravissimi, a destra, perfetto. Quindi adesso quando torniamo su e giù lo fate così. Così non vedo più gente che si stia. Adesso fatelo 2-3 volte veloce, chi se la sente?